nello zoo di 105. Elvis è veramente morto o è ancora vivo nella sua bara? La bara no! È la bara! Perché Atlantide non c'è nell'antico Google Maps? Sommersa, cioè. Può esserci amore vero tra un licantropo e una vampira? Ma no, sì, no. Sì. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Pezzali. Questo è molto altro. Oggi, un mistero. Sono a mio. Con la melodia. Io non mi chiamo più Amiamiamo se in questa puntata non vi svelo almeno un mistero. Oh, ve lo giuro. Prima di tutto, da quando ho scoperto che le automobili vanno a benzina, ho notato che la famiglia Bozza, i miei vicini di casa, hanno una nuova auto da ben 3 mesi. Ma in questi 3 mesi non si sono mai fermati per fare benzina. Benzina. Andiamo. Andiamo. Li ho seguiti ogni giorno, ho nascosto un geolocalizzatore nel loro veicolo, ho installato videocamere nei distributori della zona, ma niente. Allora dico, com'è possibile? Amiam, la famiglia Bozza ha comprato un'auto elettrica. Elettrica? Un'auto elettrica, un giocattolo? Ma no, elettrica, è un'alternativa pulita al carburante fossile, lo sanno tutti, Amiam. Miammo. Ma se lo sanno tutti che esistono energie alternative, perché fare guerra a chi ha il petrolio? Come me lo spieghi? È complicato, però quella ti assicuro che è un'auto elettrica. Non c'è nessun mistero da svelare, Amiam. Nessuna tecnologia aliena? No. Un mezzo sperimentale della NASA? No. È mossa dalla telepatia? No. Auto elettrica, dici? Io comunque non ho visto nessun filo attaccato alla presa di casa. Amiam, posso andare ora? Un attimo. Ho promesso che non mi chiamo più Amiam se non svelo almeno un mistero in questa puntata. Quindi parliamo del figlio della famiglia Nanna, quarto piano, un bravo ragazzo, laureato, a pieni voti. Fa il ricercatore universitario alla facoltà di ingegneria aerospaziale, insomma un genio. Allora, venerdì 20 maggio 2011 esce di casa come tutti i giorni per recarsi all'università. Niente di strano, voi direte, Amiam. Ma da lunedì 23 maggio 2011 di lui non c'è più traccia. All'università non ci va più, non va in palestra, non va alla pizzeria da Gigi e i genitori dicono che non c'è più. Scomparso? È stato forse fatto fuori perché aveva scoperto qualcosa di aerospaziale che non poteva scoprire? Oppure è stato reclutato da un'organizzazione segreta di cervelloni? Oppure era un alieno che si è... Amiam, no. Si è trasferito in America, che qui come ricercatore gli davano 800 euro al mese. Dai, basta, dai. In America? È stato forse assunto nell'area 51? Ma no, ma che area 51? È a Little Rock, in Arkansas. Senti, poi devo andare però, eh. No, ti prego. Non mi chiamo più Amiam se non svelo almeno un mistero. Esiste una piattaforma virtuale che tiene i dati di milioni di persone di tutto il mondo. Fotografie, luoghi che visitano, collegamenti. Si chiama Facebook, è un social network, Amiam. E allora quelle strane luci che vediamo nel cielo ogni sabato sera in località Loreto? Sono i fari della discoteca Amnesia. Io me ne devo andare da Piove per la puntata è pure fine. Dai, ciao Ugo, ciao. Chi è Ugo? Ah, sono io. Come? Sono Ugo. Amiam. Ma no! L'aveva detto, eh? Ugo, poi!